Signori, buongiorno, benvenuti, grazie di essere qui così numerosi. C'è aria di festa, avrei voluto dire questa mattina c'è anche aria di primavera, ma ahimè proprio oggi c'è una piccola nebbia che ci offusca, ma per fortuna non troppo il bellissimo panorama che si gode da questa terrazza. Dicevo, da oggi, da questa terrazza, da questa bellissima vista, in qualche modo concludiamo un viaggio iniziato un po' di tempo fa tra la compagnia Calcio Napoli e MSC Crociere, un viaggio che ha visto tante bellissime tappe e con questa vogliamo un po' celebrare e raccontare la quinta conclusiva di questo anno, di questo momento, ma non conclusiva in genere, ovviamente. Una tappa iniziata su World Explorer lo scorso luglio, dove sono state presentate le prime due maglie, Home and Away, Home ovviamente ispirata alla nostra Napoli, alla nostra Capri, ed Away invece ispirata a Malibu, poi per fare un salto in Nuova Zelanda con la maglietta ispirata alla cultura Maori, per ritornare in casa con il kit Fontanelle, un'altra maglietta che ha avuto grandissimo successo, che ispirata al cimitero delle Fontanelle, quindi con queste capuzzelle così iconiche, così rappresentative anche della nostra cultura napoletana, per arrivare appunto a questa quinta tappa che forse è la prima vera maglia dedicata al main partner MSC, perché quando parliamo di MSC ovviamente parliamo di Napoli e lo facciamo con il cuore, lo facciamo con una visione allargata come, ecco, sì, riporta il video, tra un attimo lo vediamo, una visione allargata lo facciamo con il cuore perché da Napoli, che è il cuore pulsante della compagnia, è la nostra terra dove da tutto parte, ecco, immaginiamo questi ponti ideali che abbracciano tutti i continenti. Ed è questo il viaggio che abbiamo raccontato grazie a Valentina De Laurentiis, che davvero ha creato questa linea così bella. Le fare un applauso, è qui presente e con grande capacità, con grande visione, anche con appunto la capacità di entrare in quelli che erano i focus MSC, quindi i porti iconici, quelli da cui tutto parte, tutto comincia, si arriva per poi ripartire con i nuovi viaggi. Quindi c'è Dubai, c'è ovviamente Napoli, c'è Copenaghen e c'è Miami. Questi sono i punti cardinali rappresentati alla fine dalla rosa dei venti. Quale viaggiatore, quale marittimo non ha una rosa dei venti al collo o nel cuore o nella testa o sulle mappe geografiche che da sempre rappresentano, come dire, il punto di inizio di qualunque esperienza umana e professionale. Questo vogliamo raccontarvi oggi, lo vogliamo fare con questa maglietta iconica, simbolo che ha un'edizione limitatissima, 2023, indovinate perché? 2023 è l'anno del nostro scudetto e quindi tanti sono i riferimenti che troverete in questo simbolo che unisce ancora di più e ancora una volta Calcio Napoli ed MSC. Ovviamente prima di svelare la maglietta, che poi vi racconterò più nel dettaglio, c'è un video, quello che doveva partire un attimo fa e che adesso è pronto. Benvenuti. Questo è MSC, questo è Napoli, questo è il Calcio Napoli, quindi accanto a me il Vice President Southern Europe di MSC, Leonardo Massa, e Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer di SSC Napoli. Grazie di essere qui, grazie di voler raccontare agli amici, al pubblico, ai giornalisti questa ulteriore tappa che si aggiunge al già fantastico viaggio condiviso ormai qualche tempo fa. Poi magari ci racconterete anche le prossime tappe, perché in questo momento stiamo in qualche modo concludendo il 2023 a cavallo del 24, ma come sappiamo le vostre anime sono sempre in movimento e proiettate al futuro. Prima di darvi la parola e di svelare poi le magliette, vorrei
salutare tutti voi che siete intervenuti, ma anche gli amici Joliet e Luque che rappresentano la nostra Napoli, reduce da un bellissimo Festival di Sanremo. Facciamo un applauso a questi straordinari artisti che sono Napoli. E siccome il filo conduttore di questa mattinata, ma soprattutto del vostro viaggio, è anche quello di esportare Napoli nel mondo con quel saper fare bene, è bello che anche attraverso la musica si possa ottenere tutto questo. Quindi grazie di esserci, ragazzi, benvenuti. E allora, Leonardo, Tommaso, tra un po' prenderete la parola, ma prima, a favore dei giornalisti, 3, 2, 1... Ecco la nuova maglietta del Calcio Napoli, effetto sorpresa, ed MSC, una maglietta interamente dedicata alla compagnia. Facciamo un applauso perché questo, siete tutti impegnati con i telefonini, quindi gli applausi sembrano pochi, ma in realtà l'emozione c'è. La vedete, è una maglietta che ha nel cuore e nei colori il blu del mare, che non può mancare come elemento simbolo, il grigio sabbia, il color sabbia che è quello dei fondali, e anche un po' quello delle cartine geografiche. Pensiamo a quelle cartine geografiche un po' vintage, quelle mappe, esatto, su cui si sono mossi grandi marittimi, grandi viaggiatori della nostra storia. E allora, Leonardo, prendi tu la parola. Sono tanti i fil rouge, i fili conduttori di questa giornata: il mare, il viaggio, la sostenibilità che è nel cuore della compagnia, ma anche l'inclusione. Da dove vuoi partire? Innanzitutto buongiorno, devo dire che oggi nonostante il tempo non sia dei migliori per noi di MSC, c'è una giornata meravigliosa, perché questa maglia arriva dopo oltre 12 anni di collaborazione tra il gruppo MSC e la società Calcio Napoli. Una maglia a cui teniamo in modo particolare perché racconta una parte della nostra storia condivisa col Calcio Napoli. Abbiamo raccontato durante la presentazione a bordo di World Europa, a luglio, di Napoli to the World. E voglio dire, quale modo migliore per scoprire il mondo se non con le navi MSC? E questa maglia la racconta bene. La Rosa dei Venti, che è un'indicazione per tutti i marinai, ma non solo. Poi abbiamo scelto 4 porti iconici per la nostra compagnia, che rappresentano anche alcune delle aree geografiche dove siamo presenti: Napoli, che è il centro, il cuore, e poi abbiamo verso est Dubai, Emirati Arabi quello che rappresenta tutto il Far East per noi, Copenaghen rappresentativa del Nord Europa e chiaramente il Miami, che rappresenta il mondo dei Caraibi e degli Stati Uniti. Quindi una maglia per noi stupenda, bellissima, ci tenavamo, quindi grazie al Calcio Napoli per averla realizzata, grazie Valentino, un lavoro eccezionale. E arriva anche in un momento, lo diceva prima Veronica presentando, che racconta anche due elementi importantissimi della crescita della nostra azienda. E il primo è legato alla sostenibilità, perché la sostenibilità è per noi un valore portante, è un asset con cui l'azienda sta guardando al futuro e continuando a crescere. By the way, quest'estate a Napoli ogni settimana, e questo è un record, ci saranno ben 3 navi alla settimana MSC Crociere, che significa circa 500.000 di ospiti che durante il 2024, grazie alle navi MSC, scopriranno Napoli e questo meraviglioso territorio. Detto questo, un altro valore importantissimo per noi è quello dell'inclusività. La nave da crociera rappresenta l'inclusività in modo assoluto. A bordo lavorano 70 nazionalità differenti, lavorano gomito a gomito russi, ucraini, israeliani e palestinesi, in un ambiente tra virgolette chiuso come appunto la nave, a dimostrare che l'essere umano ha valori molto molto sani quando gli si dà degli obiettivi comuni nel caso specifico del lavoro. Quindi forza Napoli sempre come prima cosa, e grazie per questa bellissima maglia. Grazie Leonardo. Tommaso, come dicevo, la quinta tappa di un viaggio che è iniziato molto tempo fa, un viaggio che continuerà, che però vede in questa maglietta, come dire, un gesto di amicizia e di reciproca gratitudine per tutto quello che è stato fatto insieme attraverso i valori condivisi e attraverso i simboli. Buongiorno a tutti, innanzitutto è un piacere e un onore essere qui, perché ormai un anno fa circa ci siamo incontrati con Andrea e con Leonardo per discutere di questo progetto, e oggi
stiamo andando a chiudere un cerchio, il primo cerchio, perché poi è un contratto lungo e sicuramente se ne apriranno anche altri. La prima maglia e la seconda maglia lanciate sul World Europa, una nave straordinaria, partendo dal Golfo di Napoli, passando per Capri e sbucando poi a Malibu, a lanciare questo manifesto da Napoli verso il mondo. Sulla terza maglia siamo andati addirittura appunto in Nuova Zelanda con l'ispirazione Maori. Quarta maglia, Halloween, invece, al cimitero delle Fontanelle, quindi grande luogo iconico di Napoli, che poi è ritornata anche sul Natale, dove siamo andati invece a scoprire i presepi, quindi una tradizione millenaria. Questa quinta maglia va un po' a sintetizzare tutto, no? Perché parte da Napoli, e Napoli è quella rosa dei venti che indica la strada verso gli altri porti, Miami, Dubai e Copenaghen. E questo è l'inizio di un viaggio che io mi auguro sul serio sia lunghissimo fra Napoli ed MSC, perché appunto il principio valoriale che ci lega è veramente molto molto forte. Siamo partiti con un manifesto che non è un claim, è proprio un manifesto ideologico, no? Perché? Perché Napoli a mio avviso è un ponte, il Napoli Calcio è un ponte che va a mettere insieme Napoli con il resto del mondo, perché il Napoli nasce in città, ma grazie poi al movimento dei napoletani che hanno conquistato il mondo e che lo riempiono di passione e di tifo per la propria squadra, c'è stata questa esplosione assurda il 4 maggio del 2023, quando in centinaia di città, migliaia forse di città, questa grandissima gioia è esplosa. Perché? Perché questo manifesto amplia il confine non è più soltanto Napoli, ma è la comunità di napoletani che sono nel mondo e che vivono di inclusione, che vivono di accoglienza, che vivono di diversità, perché Napoli è contaminazione di stili architettonici, di cibo, di persone, di musica. E qui oggi siamo molto felici di avere Joliet Luquet. Joliet in particolare è andato a Sanremo a cantare il napoletano, è stato un sacrilegio, sembrava quasi un atto coraggioso, cioè, per il quale però è stato premiato assolutamente, perché oggi è in corso un rinascimento napoletano reale, no? Che parla di musica, che parla di cinema, che parla di teatro, che parte di arte, che parte di cibo e che secondo noi parla anche di inclusione. Le testate americane definiscono Napoli la città attualmente più smart e più cool. Se ne sono accorti, per fortuna. Sì, e il fatto importante è che in pochissimi anni si è sovvertito un connubio che vedeva invece Napoli associata ad elementi molto negativi della società. Oggi Napoli invece è un faro. Oggi la verità è che tutti vorrebbero essere napoletani, no? Quindi questo noi siamo fieri di esserlo e di portarlo in giro per il mondo, assolutamente. Io ti ringrazio, vorrei ancora un saluto per Valentina De Laurentiis con questo lavoro, se vogliamo, a sei mani, no? Con Armani, con Valentina, con voi nell'ideare queste cinque tappe. Sì, assolutamente sì. Il destino del brand Napoli è un destino di fashion, no? Quindi di moda. Il presidente nel 2020 ebbe una visione che sembrava un po' folle all'inizio, no? Perché disse: io internalizzo tutto, cioè un mondo che esternalizza, lui ha scelto di fare il contrario, quindi internalizzare un processo di andare a produrre il training kit internamente è veramente una scelta forte che infatti non fa nessuno, siamo gli unici al mondo a fare un discorso del genere. Noi abbiamo un presidente unico per questo. Presidente unico. E grazie a Valentina che si è messa a disegnare, no? Quindi si è messa a fare la designer insieme ad Armani, quindi un marchio iconico, forse il più iconico al mondo è stato scelto per fare questa partnership. Grazie soprattutto a un gruppo di lavoro che giornalmente va dalla produzione alla logistica, alla distribuzione, alla commercializzazione, che sono fasi complicatissime che in aziende come sponsor tecnici importanti fanno in 18 mesi e in 500 persone, qui si fa invece una struttura linea e si fa in 3 mesi, quindi questa è una rivoluzione. E per questo motivo siamo diventati un fashion brand, perché siamo in grado oggi di andare a recepire quelle che sono appunto le esigenze del mercato e di metterle poi a sistema, e quindi questo ovviamente è un grande colpo di marketing, assolutamente. 2023 magliette con uno scudetto lì al centro del cuore. Grazie per questa cosa meravigliosa. Adesso ci sarà poi una gara pazzesca ad accaparrarsi queste magliette. Assolutamente sì, questa è l'ultima maglia appunto di questa stagione. Lo scudetto è ben presente, perché lo scudetto è stato incredibile, no? Cioè noi ancora abbiamo negli occhi
quelle giornate intensissime. Emanuele che ha cantato poi contro la Fiorentina, è stato veramente dalla Salernitana in poi, ma forse dalla Roma in poi, il 29 gennaio fa gol Simeone e si inizia un po' a festeggiare lo scudetto. Però poi festeggiamenti durati un bel po', per fortuna, come piace a noi. È stato uno scudetto lungo. Maglietta che debutta il prossimo 30 marzo. Assolutamente, contro l'Atalanta e dalle 13 sarà in vendita, quindi su tutti i nostri punti di vendita, sia fisici che online, e quindi assolutamente sarà l'ultima maglia per questa stagione, quindi speriamo poi ovviamente per questa stagione, poi ci rivedremo magari qui a luglio, assolutamente. Allora, prima di passare la parola ai giornalisti per eventuali domande, vorrei Geolier e lui che è qui accanto a Leonardo e accanto a Tommaso, anche per raccontarci il vostro rapporto con la città Napoli e con la squadra. Ciao a tutti. Qua subito i telefoni. No, vabbè, la maglia per me è importante, al di là è una bandiera, però al di là della squadra rappresenta un popolo. Io quando indosso la maglietta del Napoli, anche nei live, io sto facendo per il Napoli e le persone di Napoli, quindi al di là della maglia in sé è una bandiera, cioè, questo. Sei stato pochi giorni fa nell'università a incontrare i ragazzi e questa notizia è piaciuta tanto, dopo le solite polemiche che accompagnano ogni cosa che fai, perché ormai, come dire, il tuo nome è associato al successo, alla fama, che sembra quasi inspiegabile visto che sei così giovane, visto che canti in napoletano, sembra strano, eppure poi quando arrivi nei posti spacchi tutto, hai i numeri dalla tua parte, canzoni bellissime che cantano non solo nella nostra regione ma in tutta Italia. Questo vuol dire che abbracciando la tua maglia, il tuo napoletano, stai contribuendo anche tu a portare la nostra cultura nel mondo. Sempre, quello è, cioè, è il motore, lo faccio per questo. Quanti anni hai, Geolier? 23, 24 fatti da due giorni. Buon viaggio. Luque. Salve, salve a tutti, salve. Il tuo rapporto con Napoli, con la maglia, sei napoletano, tifi calcio Napoli? Ovvio, certo. Ovvio. Da sempre. Da sempre. No, vabbè, ma il mio rapporto è più, come dire, è intimo, no? Perché io proprio la parte la seguo proprio dai momenti belli, ai momenti brutti, e poi sono tornati i momenti belli. Per me il Napoli è quel break di cui io necessito quando lavoro tanto e poi arriva la partita e si ferma il mondo per me. Però è importante, cioè è un momento, cioè per me Napoli è, come dire, anche scontato dirlo, ma è da sempre, dall'inizio della mia carriera che la porto sulle spalle, anche prima di Emanuele noi abbiamo sempre lanciato le maglie dal palco, cioè è sempre stato quel simbolo che poi, soprattutto quando andavamo fuori, era quell'oggetto che ci dava anche un'identità proprio, capito, dal punto di vista dei colori, e ci chiedevano, perché poi i napoletani sono in tutta Italia, ogni volta che suonavamo cacciavi la maglia, impazziva, è sempre impazzito il pubblico, quindi cioè, è sempre stato un oggetto apprezzato da pensa che cosa succede adesso con questa maglia che porta lo scudetto lì, tra l'altro, come dicevamo, edizione limitata. A Sanremo, durante la settimana del festival, un intero vicolo con una pizzeria ti ha dedicato, praticamente portava il tuo nome, sembrava di stare un po' a Spacca Napoli, eppure eravamo a Sanremo e tutta Sanremo cantava io per te, tu per me. Era per sentirmi a casa, diciamo, anzi mi hanno fatto un piacere. Ti hanno fatto un bel regalo. Mi sentivo sempre a Napoli, capite? Perché io ho il bisogno di sentirmi a casa sempre. 30 marzo vai allo stadio? Ovviamente, poi vado sempre al di là. Tutte? La maggior parte. O no? Poi bastante. Provi a non perdere. Insieme, cioè. Andate sempre insieme. Quasi sempre, sì. Allora, io direi, se possiamo fare questa promessa a Leonardo, Tommaso, gli diamo anche la maglietta, così sulla prossima partita, che è il 30, con questo debutto, la sfoggeranno due grandi rappresentanti della nostra città. Grazie Luque, grazie Emanuele, grazie. Potete grazie. Godervi questi ultimi minuti di incontro. Allora, se ci sono domande, anche se penso che insomma Leonardo e Tommaso abbiano raccontato già tutto. Ah, vedo due magliette già indossate lì in fondo alla sala. Volete venire qua? Venite, così vi vediamo. Oh, anche le ragazze sono bellissime. Ragazzi, ma ci mancano gli applausi oggi.
No, no, voglio, mi piacerebbe, perché ha detto una cosa che mi è piaciuta molto Leonardo Massa, che le navi sono inclusive. 50, 60, 70 nazionalità convivono, siamo tutti un po', Leonardo, tu sei stato un grande sportivo, scioccati da questa orrenda vicenda Acerbi Juan Jesus, che credo dovesse essere risolta in modo diverso. Ecco, credo che in questa maglia ci siano anche i valori dell'inclusività, cioè Napoli reagisce con la bellezza, con l'arte, con la cultura, al razzismo, all'abilismo, al body shaming, a tutte le cose terrificanti che vive il nostro tempo. Ti confermo, la maglia è un simbolo, come giustamente diceva Giulia, ma per quanto ci riguarda parliamo dei valori della nostra azienda. È evidente che su una nave, noi ne abbiamo 23, lavorano 1.000-1.500 persone insieme, 7 giorni su 7, 24 ore alla settimana, e lo fanno di nazionalità differenti, di religioni differenti, di culture differenti. E non succede mai nulla, anzi succede una cosa meravigliosa, che tutti insieme, lavorando gomito a gomito in un ambiente chiuso, quindi una situazione di fatto difficile nella convivenza, realizzano un prodotto straordinario per i nostri ospiti che derredano il successo della nostra azienda nel mondo. Per dire, quando le persone, indipendentemente da razze, religioni e colore, vengono messe insieme con un obiettivo comune, beh, esce il meglio e si riesce a realizzare il meglio. Quindi questa maglia, parlando di inclusività, vuole raccontare anche questo. A proposito del caso Juan Jesus, io credo che Tommaso volesse dire qualche cosa, tanto qualche domanda probabilmente ve l'aspettavate, e se ritieni questa possa essere l'occasione giusta per anticiparle. Sicuramente quando si parla di rinascimento napoletano, il valore dell'inclusività, dell'accoglienza e dell'uguaglianza è fondamentale. Secondo me lo sport ha il dovere di andare ad educare i giovani, ma non soltanto i giovani, a questo punto mi verrebbe da dire, ed è nostro dovere fare attività per evitare che in futuro accadano ancora questo tipo di episodi spiacevoli. Sicuramente avete visto il 15 marzo, grazie al team content e al team activation, abbiamo girato il primo di una serie di contenuti in cui un giovane giocatore delle giovanili incontra un idolo che potrebbe essere anche un fratello maggiore, però, quindi Mané, ha incontrato Juan Jesus, è stato fatto prima del fatto, quindi questo è importante dirlo, perché il Napoli aveva già iniziato prima a fare una sorta di mentoring in cui il calciatore di successo racconta a questi giovani ragazzi che subiscono le stesse cose, ma cioè, ovviamente senza il clamore mediatico, e quindi spesso le interiorizzano. Juan Jesus che racconta il razzismo a questo bambino, secondo me è il miglior contenuto fatto dal Napoli in questa stagione, e ripeto, fatto prima del fatto di Milano. Quindi questa è la nostra posizione, è stata rappresentata da un comunicato abbastanza netto ieri, quindi noi andremo avanti ovviamente a combattere il razzismo con i nostri mezzi, con i nostri strumenti, e cercando sempre di lanciare messaggi giusti per le future generazioni. In attesa di qualche altra domanda, avrete notato sulle vostre sedie un piccolo cadeau per ciascuno di voi, che contiene appunto dei gadget del Calcio Napoli e di MSC Crociere, e un bellissimo, preziosissimo oggetto e un ciondolo realizzato in argento da NR Gioielli, che da una parte ha un cornetto portafortuna, cornetto a cui noi napoletani siamo molto legati, e poi appunto il simbolo dei tre scudetti con la N del Napoli. Quindi un bellissimo regalo che è toccato a tutti voi. Grazie NR Gioielli. Altre domande? Sì, scusami, le faccio io, non vi preoccupate. Ha fatto riferimento, direttore, al comunicato di ieri del Napoli. Questa splendida maglietta vedrà la patch della Lega Calcio, che domenica ancora per questo weekend propone la lotta antirazzismo, oppure avete deciso di non apporla? Il Napoli ha comunicato già che qualsiasi iniziativa contro il razzismo sarà fatta dal Napoli direttamente, non più per interposte enti, società o organizzazioni, e quindi la risposta è no, andremo avanti da soli. Ci sono altre domande, signori? Possiamo? Sì. Sulla chiusura? Ok, grazie. Buongiorno, dottor Bianchini. Volevo farle una domanda a proposito del tema che voi avete sviluppato quest'anno, quindi questa riscoperta di milioni. Io sento di testimoniarle anche che in Nuova Caledonia
e seguito il Napoli, del posto più lontano al mondo rispetto, geograficamente parlando, rispetto alla nostra città. Io ho avuto testimonianza personale di famiglie che vivono in Nuova Caledonia e che hanno festeggiato e seguono quotidianamente il Napoli. Quindi si è risvegliato questa passione straordinaria, milioni di emigrati di terza, quarta generazione, un numero forse che non si può neanche contare. Quanto crede che però la mancata consolidazione dei risultati di quest'anno possa un po' disperdere questo enorme patrimonio? Quanto sarebbe stato importante consolidare invece tutto questo percorso, oppure le ritiene che comunque a prescindere il patrimonio ormai sia acquisito? Grazie. Allora, grazie innanzitutto per la domanda. Abbiamo raggiunto anche l'Antartide addirittura, quindi stiamo raccogliendo con il nostro team digital foto della maglia del Napoli di questa stagione in tutto il mondo, e poi faremo un contributo ad hoc perché è molto interessante. Fra l'altro MSC anche, poi lascerò la parola ad Andrea Guanci, che è il motore di questa operazione, ha creato invece un coro addirittura andando a prendere le voci da tutte le parti del mondo, che è entrato nel Guinness. Quindi questa è una grande operazione di Andrea, e voglio che poi, se abbiamo un minuto, la racconti lui. Per rispondere alla tua domanda, secondo me assolutamente no, perché il Napoli ha consolidato un posizionamento internazionale negli anni. Per me lo scudetto è stata la ciliegina, è stato il capolavoro finale, ma il Napoli è 13 anni che è in Europa di fila, ha disputato anni e anni la Champions League, ha fatto l'Europa League, l'anno scorso siamo arrivati fino ai quarti, sfiorando le semifinali, e sappiamo il modo in cui siamo usciti. Il Napoli oggi è una realtà mondiale, quindi lo scudetto sicuramente ha aiutato, ha facilitato, ha velocizzato un processo che era già in atto e che sicuramente noi continueremo a portare avanti. Se poi ovviamente arrivano altri scudetti sarà più facile, ma se non arriveranno non è un problema più di scudetto sì o no. Cioè, il Napoli oggi è una realtà mondiale, attrae giocatori mondiali, sapete che siamo il solo club al mondo a gestire i diritti d'immagine anche per singoli giocatori, e questo è molto più importante di vincere lo scudetto, perché noi con Minje Kim, senza vincere lo scudetto, perché è arrivato prima, siamo riusciti ad entrare in un mercato che è il Sud Corea, in cui eravamo assenti al 100%. Oggi il Napoli, assieme al Tottenham che ha Sonne, al Bayern Monaco che ha preso Kim, quindi pian piano ci andrà a raggiungere, però ha una base consolidata, quindi Minje Kim è andato via e noi continuiamo però a interagire con milioni di fan in Sud Corea. Quindi quando si semina bene poi resta, e ripeto, per noi la parte sportiva è un di più, ma non può essere ovviamente il focus unico, perché sennò non funziona. Un'ultima domanda e poi l'intervento di Andrea Guanci con cui concludiamo. Buongiorno al dottor Bianchini, volevo chiederle, giusto per farlo sapere ai tifosi, ci sarà la maglia da campo e anche la replica, come sono state fatte per altre maglie? No, okay. Questa è stata un'edizione speciale, avrà soltanto la maglia da campo. Hai richiesto sì. L'intervento di Andrea Guanci, grazie. Grazie, buongiorno, non voglio rubare la scena a questa notizia così importante, però sì, ringrazio Tommaso. Quando il Napoli ha vinto lo scudetto, questo toro che si cantava negli stadi, nei vicoli, e si cantava dappertutto, si trovava sui social media, è esploso. E allora siamo andati in Svizzera a parlare con la struttura del Guinness e ci siamo informati, ma quante persone hanno mai cantato insieme un coro sportivo? E abbiamo deciso di entrare nel record, nel Guinness dei primati, con il coro sportivo più grande al mondo mai cantato. Con pazienza abbiamo raccolto il canto, il coro di migliaia e migliaia di tifosi, l'abbiamo messo insieme e sì, devo dire, Tommaso, è vero, siamo diventati Guinness World Record, Napoli, MSC Crociere, col coro sportivo più grande al mondo. Ve ne parleremo nel prossimo futuro, lo racconteremo anche con dei bei contributi. Grazie. Beh, grazie. Direi che è una notizia bellissima che si aggiunge a quelle già raccontate finora. Direi che ci possiamo salutare, sopra vi aspetta ancora un piccolo momento di rinfresco, così possiamo ancora chiacchierare. Grazie Leonardo Massa di MSC, grazie alla Società Calcio Napoli Tommaso Bianchini, e la consegna, fermi tutti, la consegna ufficiale della maglia al nostro Leonardo Massa, che ovviamente indosserà tra qualche giorno nel prossimo match.
E queste sono le foto che ci piacciono e i momenti che ci piacciono. Auguro ancora buon viaggio a tutti e, visto il periodo, anche buona Pasqua. Ci rivedremo presto. Grazie a tutti. Facciamo una foto anche con Joliet Luc, gentilmente, questo lo dico a favore della stampa. Scusate se adesso continuo con notizie di ordine tecnico. Metto vicino a Leonardo. Grazie per essere stati con noi, buon viaggio in tutte, su tutte le rotte MSC e ovviamente Forza Napoli!